Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Doppia Frizione. Oggi vi volevo parlare delle mie riflessioni sul Milano Auto Classica 2017. Non lo faccio mai questa cosa delle riflessioni, ovviamente sono anche in uno stato abbastanza tranquillo, come potete notare sono nel letto, ho la sciarpa perché ieri ho preso un botto di freddo e un po' di mal di gola, non volevo farlo però. Lo devo fare perché è veramente una cosa che deve essere detta al Milano Auto Classica. Allora, l'altro anno era andata molto meglio, nel senso che anche l'altro anno avevo preso i biglietti a 16 euro, mi sembra, non ne sono sicuro, però mi sembra. Quest'anno pure ho preso 16 euro, un mese prima. E guardando la lista degli eventi, ho visto che c'erano tanti eventi, nel senso gara della Lotus Cup, gara del rally storico, mi sembra il 595 Gianelli, da gara in salita, eccetera. L'altro anno c'era anche un bel circuito, bello spazioso, dove i piloti potevano svarionarsi per fare i giri, e c'erano anche le gare. Quest'anno era un po', posso dire, schifoso, nel senso che proprio c'erano 10 persone che guardavano perché non avevano niente da fare, tra cui io e il mio amico. Era un ovale, non c'erano curve a sinistra, erano solo curve a destra. E i piloti ovviamente facevano un giro, c'erano tipo 4 macchie che facevano giri per 10 volte di fila e la gente si rompeva le balle, infatti non c'era nessuno lì. Io l'altro anno comunque avevo fatto un'oretta di video, ovviamente tutto tagliato, è ancora su sul canale se volete andare a vedere. E quest'anno veramente è stata una cosa obbrobriosa perché, ok, c'erano macchine, c'era 250 GTO, hanno fatto un botto di pubblicità sulla 250 GTO, su Biasion della Delta che era Safari, l'hanno portata lì e va bene, ma il resto non mi è piaciuto affatto. Sarò io che sono abituato ad altro. Magari rally storici, Biella Motor Show, che tra l'altro ho messo il video l'altro ieri, mi sembra, sul canale. E posso dire che era molto meglio il Biella Motor Show del Milano Auto Classica. Per la parte espositiva, ok, forse è un po' meglio perché comunque non c'era niente di esposizione a Biella Motor Show, però nella parte arena, visto che io vado lì, ok, per esposizione, però io sono più tipo movimentato, nel senso che voglio vedere macchine che driftano, cagate varie, no? Rally, gare, cose del genere. Non c'era praticamente niente, c'erano quattro macchine che giravano, è entrata un Audi 4, ha fatto due giri e poi se n'è andata. A mezzogiorno non c'era già più niente, nel senso che io, ritornando a casa alle 2, ho trovato Ferron con l'Opel Kadett che se ne stava andando. E quindi io, che sono un tipo che vuole stare fino alla fine a un evento, visto che ho pagato, andare via alle 2 non è stato il massimo. Sì, ho fatto più o meno 2 ore, 2 ore e mezza di giri tra padiglioni e robe varie. Sono entrato alle 9, sono andato via a mezzogiorno, alle 2 mi sembra, sì, sono andato via alle 2, ma veramente è stata un'agonia, soprattutto fuori c'era un vento della Madonna, non c'erano macchine da cui vedere, la musica era sempre una canzone che andava in loop, ok? Una radio, cioè una radio 105. Radio DJ? No, non potevate mettere un radio DJ. No, dovevate mettere una canzone che adesso sto odiando perché veramente era ovunque quella canzone, l'ho sentita per un'ora di fila. No, ok? Cioè vi do piuttosto io i soldi per prendere lo sponsor, ok? Non è possibile questa cosa, dai. Cioè, i bambini che dicevano, ma perché girano in tondo?
Guarda, io sono proprio rimasto deluso e il prossimo anno devo vedere proprio dei miglioramenti totali su Milano Auto Classica, ok? Se mi stai vedendo Milano Auto Classica, chiunque sia l'organizzatore, fai meglio, fai di meglio per favore, o chiama qualcuno per favore, ma veramente. L'altro anno c'era l'asta, quest'anno non c'era, a meno che la domenica non c'era, non so. L'arena era molto meglio, nel senso che c'erano gare, nel senso che c'erano persone che giravano, c'era Arturo Merzario l'altro anno. Quest'anno niente. Vabbè, io comunque vi saluto, vi lascio al video, anche se sono 5 passaggi di un Alpine, di un 126 e di un Audi 4. Vi consiglio di andare a vedere Biega Motor Show perché è molto più bello. E niente, ci vediamo. Salutiamo gli amici che sono qui di fronte a noi, ciao ragazzi. Dove sei? Non arrivo da là ma sono qua. C'è il sole.